Buonasera, sono Giacomo Savini, vi parlo da Vienna, dove si è appena svolto il simposio del Journal of Cataract Refractive Surgery e ho avuto l'opportunità di parlare del futuro delle formule per il calcolo delle lenti intraoculari. Quando mi è stato affidato questo argomento ho avuto un punto interrogativo, perché si tratta di un campo la cui evoluzione negli ultimi 7-8 anni è stata così rapida da rendere abbastanza difficile una previsione di quello che succederà nei prossimi anni. Nessuno di noi 10 anni fa, nel 2013, avrebbe pensato che oggi ci sono 29 formule per il calcolo delle lenti intraoculari. Parlo degli occhi normali, non degli occhi post-LASIK, e quindi non sappiamo che cosa succederà da qui al 2033. Se dovessi andare con i miei desideri, e penso con quello che è un po' il buon senso e l'evidenza scientifica, credo che il futuro sia in direzione del ray tracing. Il ray tracing presenta numerosi vantaggi rispetto alle formule tradizionali, nel senso che non si limita all'ottica parassiale, permette di fare i calcoli per gli occhi vergini, per gli occhi già operati, non si basa su tutti gli assunti più o meno fittizi delle formule normali, tradizionali, tanto di quelle vecchie come la Offer Q e la Holaday 1, quanto di quelle più nuove. Credo che la direzione sarà quella. C'è solo un grosso punto interrogativo: il ray tracing, per essere pienamente funzionale e efficace, ha bisogno dei dati geometrici e fisici delle lenti intraoculari, dati che le case costruttrici difficilmente forniscono per motivi di segreto industriale, e che noi tramite un comitato dello Yale Power Club abbiamo ufficialmente richiesto in una pubblicazione del Journal of Cataract Refractive Surgery.